Pantani, ti chiedo tu, senta, tu non sai chi sono, sono un cantante senza pretese, Roberto. Guido Belcanto bezingt Marco Pantani. Guido Belcanto zingt samen met Marco Pantani. Prachtige beelden, beelden waarvan je nog altijd kippenvel krijgt. Het is Valentijnsdag vandaag en 15 jaar geleden overleed Il Pirata, Marco Pantani, op een hotelkamer in Rimini. Een overdosis. Een overdosis antidepressiva, te veel cocaïne en Marco Pantani is niet meer. En dat deed ons denken aan een pareltje in ons archief. Want een paar jaar na de dood van Marco Pantani trekt Sporza naar Cesenatico, naar het geboortedorp van Il Pirata. Op zoek naar de moeder, naar La Mama, naar Tonina Pantani, om te praten met haar over haar zoon. En dat werd een heel emotioneel gesprek. Quando è nato Marco era il più bello dell'ospedale. Era il più bello, aveva tanti capelli neri e anche la pelle era nera, ma aveva degli occhi blu. Era bellissimo, poi era grosso, era bello. Era bello che mia mamma diceva, ma non è mica tuo figlio, te l'hanno scambiato. Marco ha cominciato a correre in bici che aveva 13 anni. E ha corso qui nell'associazione Fausto Coppi di Cesenatico. Si sentiva contento perché era arrivato sesto quel giorno lì ed era molto contento. Io veramente l'ho visto dall'albergo, io lavoravo nell'albergo qui a Cesenatico, dove in Viale Carducci, dove si è disputata la corsa, io l'ho visto dal quarto piano, l'ho visto dall'alto. Io ero angosciata perché avevo paura che cadesse. Io con Marco la mia vita è stata tutta un'angoscia perché avevo sempre paura che cadesse, che si facesse male. Anche perché dopo, anche nell'andare avanti, gli incidenti ne ha avuti tanti. Marco poi ha fatto un po' tutti gli sport. Marco li ha provati un po' tutti. E poi la bici, forse perché nel condominio dove abitavamo noi si radunavano un gruppetto di ragazzini che erano iscritti alla Fausto Coppi, alla società, e lui si vede che vedendo tutti questi bambini li incuriosiva. E infatti le prime due volte gli diedi diritto con la mia bici da donna. E quando veniva a casa diceva sono stanco morto, però non mi hanno mica staccato. E dal di lì ha iniziato anche lui a iscriversi alla società e ha continuato ad andare in bici e non l'ha più mollata. Ma tutte le immagini di Marco per me non scorderò mai e le ho sempre davanti a me. È difficile dimenticarle, no? Sono tutte belle i ricordi di Marco. Il mio Marchino perché era piccolo, confronto Manolo aveva un anno in più, Marchino. E dipende poi dalle occasioni, perché il Marchino poi dopo è passato il Marcone, perché dopo era forte, no? Il Marcone. Dei due nomi, Elefantino o Pirata, quello che mi piace di più è nessuno dei due. Perché Elefantino, Marco è una persona, non è un animale, è pirata, è pirata di cosa? Pirata, non so, il pirata della strada, il pirata del mare, non lo so che pirata. Pirata io lo vedo come una persona cattiva, non mi sembra assolutamente che Marco fosse stata una persona cattiva, anzi, se era più cattivo forse era ancora qua. Era tanto amante della montagna che era così anche col mare,
perché lui anche quando ero alle corse mi telefonava e mi diceva ma c'è gente al mare, cioè, e gli piaceva tanto il mare, ma non ci poteva stare, doveva correre. E io dico, non so perché ha preso le due cose, no? La montagna, dico, forse perché mio marito è nato in montagna, io sono nata al mare, mio babbo faceva il pescatore, mio marito, mio suocero era un montanaro, si vede che li avrà presi tutte e due. Ma la montagna per Marco gli piaceva, ma non solo andare in bicicletta, perché gli piaceva anche andare a sciare, gli piaceva, l'inverno prendeva e andava a sciare, e come al mare che andava a pescare. Era libero, andava con le barche a pescare, oppure andava sugli scogli a pescare, andava sui laghi qua a pescare. Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa! Lui partiva da lontano, forse era la sua tattica anche per vedere in faccia gli altri se erano stanchi, non lo so. Ma è stato così fin da piccolo, quante sgridate si è preso dai direttori sportivi, perché stava sempre là di dietro. Allora lui gli piaceva così, poi usciva quanto era ora. Ognuno ha il suo modo, no? Fare. Dopo che Marco è diventato famoso, perché per me Marco è sempre stato famoso finché è nato, non è che sia diventato famoso perché ha vinto Giro e Tour, per me non mi faceva né caldo né freddo, come ho detto prima, sì, ero contenta per lui perché era arrivato nel suo scopo, per me Marco era famoso da quando è nato, non per le vittorie del Giro del Tour. E non è stato facile dopo convivere con tutta sta gente, tutta sta confusione, non avevi più una vita normale. Una vita normale non c'era più. Quello che mi dà più fastidio, lo sai, io come mamma, tu dirai sei la mamma di Marco, ma io conoscendo mio figlio che era uno contro le medicine, mio figlio che anche se aveva mal di testa, diceva come mi è venuto mi passa anche, che poi alla fine hanno fatto credere alla gente il dopato d'Italia, che mio figlio si è sempre battuto per il doping e questo ti dà fastidio. Uno che si batte contro il doping e invece ti mandano fuori per doping. Questo è brutto. Io spero di riuscirci a dimostrare al mondo intero che non è come hanno voluto far credere. Marco, come ho detto prima, non me lo dà più nessuno indietro, non me lo dà più nessuno, però almeno voglio la sua dignità. Marco non si può più difendere, ma ci sono io qui a difenderlo. Ma la grande, non mi fa paura più nessuno. Possono essere anche il re Erode, non me ne frega niente, non mi fanno più paura. Come siamo arrivati in Grecia, ci è arrivata la notizia che Marco è morto. Io mi sto ancora chiedendo cosa ci faceva in quell'albergo. Chi doveva incontrare in quell'albergo? In quell'albergo lui si è incontrato con qualcuno perché è stato smontato anche il soffitto. Non c'era una scala, come ha fatto Marco a tirar giù?
non aveva le mani graffiate, Marco aveva i graffi in faccia. Per me ha preso anche le botte prima di morire lui. E non me lo toglie dalla mente nessuno. E penso che sia andata proprio così. Marco è stato imboccato dalla cocaina e da chi non lo so. Io dalle volte sì dico, ma forse perché io mi sono esposta molto anche con gli spacciatori. Io gli telefonavo di lasciarmi in pace. Dico che sia per questo, però Marco era sempre una gallina delle uova d'oro. Non c'è motivo per farlo fuori, non c'è motivo. Per me ci sono altre cose più grosse lì dietro. Cosa che mi fa è al cimitero. Al cimitero le presenze che ci sono tante. Sì, anche se mi dà un po', non posso dire, non dico fastidio, forse gelosa. Che io quando vado da mio figlio vorrei essere da sola. D'estate non ci riesci. Puoi andare tutte le ore che ti pare, non ci riesci. C'è sempre gente. E allora tante volte passo davanti e vado dritto, vado a trovare un altro defunto. Poi guardo se si libera. E adesso poi che d'estate ci sono i turisti, tanti ciclisti. Non è mai solo Marco. Mi fa piacere questo, che mi fa piacere tanto. Ti dirò che dopo un anno c'era già il pavimento consumato nella cappella che gli abbiamo fatto nuova. Mi fa tanto piacere, però nello stesso tempo ho un po' di... E poi dico, quanta gente che gli ha voluto bene, ce n'era tanta. Quando hanno proposto di fare questo museo, io a parte che non volevo perché non mi piaceva il posto. Io ho sempre detto, non metto mio figlio in mezzo alle rotaie. E, no, questo è qua, è un bel posto, e poi è nato questo museo. Non è stato facile per me perché mi sono dovuta disfare delle cose di Marco. Da casa sua, perché a casa di Marco è ancora come prima, ci sono ancora tutti i suoi vestiti nell'armadio, è ancora la sua casa è ancora lì, così. Io ogni tanto vado a pulire e lo vado a chiamare. Per me, ma lui era una corsa che deve venire a casa. E non è stato facile portare tutte queste cose qui, però vedo l'entusiasmo anche della gente perché ci sono tante presenze qua che vengono. Sarò più felice quando ho capito come e perché mio figlio non c'è più. Forse mi farò, non posso dire rassegnazione perché una mamma non si rassegna mai. Forse avrò un po' più di serenità, di pace. Però finché non lo so, no.
dat mama, Tonina, voor altijd haar engel kwijt, voor altijd Marco kwijt. En wij voor altijd Marco Pantani kwijt, die dartele klimmer. Maar Tonina neemt daar geen vrede mee. Tonina gaat nog elke dag naar het kerkhof, gaat nog elke dag naar het graf van haar zoon en gaat iedere avond ook nog slapen met muizen. Want ze is er rotsvast van overtuigd dat de maffia een hand heeft in de dood van haar zoon. Helaas spreken alle onderzoeken dat tegen. Vond u dit leuk? Klik dan op de like button. Wil u meer? Abonneer dan hier. En als u ook aan iets denkt, laat het ons vooral weten, want wij denken ondertussen verder. Tot volgende week. Bye bye.